Il Dorado è un luogo leggendario dove la presenza di immense ricchezze, oro e pietre preziose la resero una delle mete più ambite dai conquistadores prima e dai ricercatori dopo. Forse in molti conoscerete il simpatico cartone su El Dorado, il film d'animazione della DreamWorks La strada per El Dorado, che disegna e racconta cosa è stata questa antica città e tutte le leggende nate intorno ad essa, attraverso l'avventura di Miguel e Tulio alla ricerca di El Dorado. Il rituale è conosciuto come l'Indio Dorado, sembra essere alla base della leggenda nata intorno a questa mitica città, di cui il primo spagnolo ad essere informato fu Sebastián de Belalcázar. Si narra che, prima dell'arrivo del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada che scoprì il sito, il popolo Muiscadi praticava dei riti religiosi relazionati con il culto del sole. Il sovrano di Guatavita si cospargeva di polvere d'oro trasformandosi così nell'uomo tutto d'oro. Insieme alla sua corte giungeva al centro del lago su una zattera e da lì si tuffava e gettava monili preziosi e ciondoli come offerte rituali. La storia dello yachting quando è cominciata? Una data importante è sicuramente quella del 1848, anno in cui una ditta di New York ebbe l'incarico di confezionare, in argento massiccio, una brocca di gusto vittoriano che fu consegnata a John Cox Stevens, che era il fondatore del New York Yacht Club. Stevens con quattro soci diede vita alla Goletta America, una barca sicuramente d'avanguardia fatta per gareggiare. Carlo II d'Inghilterra rimase colpito da alcune barche olandesi che venivano usate a scopo ricreativo e gliene fu regalata una. Carlo I decise di far costruire 14 yacht simili a quello che aveva ricevuto in dono e dopo una gara vinse. Gli inglesi da molti anni avevano scelto lo scoglio di Fastnet come uno dei punti di riferimento per le loro competizioni tra gentiluomini della vela. Gli yacht partivano da Plymouth o da un altro dei porti del sud dell'Inghilterra arrivando fino a Plymouth. Il New York Yacht Club riuscì però a rimanere imbattuto per 25 sfide nell'arco di 132 anni, la più lunga serie vincente nella storia dello sport. Le regate si tennero nelle vicinanze del porto di New York fino al 1930, quindi si spostarono al largo di Newport per il resto del periodo in cui il Yacht detenne il trofeo. L'America's Cup venne persa nel 1983, quando Australia, in rappresentanza del Royal Perth Yacht Club, sconfisse Liberty di Dennis Conner 25 settembre 1983 Australia e vince l'America's Cup.